Della manifestazione interregionale dei lavoratori del legno arredamento. A Pesaro corteo e comizio nella giornata dello sciopero nazionale per la rottura della trattativa sul contratto. Pierpaolo Rivalta. Anche Berlusconi di questi tempi sente il richiamo della piazza e della protesta. Più flessibilità, nessun aumento reale di salario, rischio di una maggiore quota di lavoro precario. Sono le ragioni che portano allo sciopero i lavoratori del legno arredamento. Uno sciopero che fa seguito alla rottura delle trattative sul contratto nazionale. La trattativa va avanti da oltre 6 mesi, abbiamo fatto 15 incontri, le posizioni di Federlegno sono assolutamente inaccettabili, vogliono far lavorare i lavoratori il sabato e la domenica, vogliono più flessibilità nelle aziende, ci danno zero salario, a questo punto è in gioco la dignità dei lavoratori, la dignità delle persone, per cui questa iniziativa di sciopero è la risposta più forte che abbiamo dato a Federlegno per fare un passo indietro rispetto alle loro posizioni. E forse è la risposta più degna che potevano dare i lavoratori. Questa piazza lo dimostra, oggi le aziende del legno pesarese hanno scioperato in massa, aziende significative come la Scavolini hanno scioperato al 100%, questo significa che i lavoratori si aspettano un degno contratto e soprattutto questa provocazione del lavoro il sabato e anche la domenica è una vergogna che non ci aspettavamo. Nonostante la crisi, il settore occupa ancora nelle Marche il 20% dei lavoratori del manifatturiero e il 6% del totale. Il meccanismo di aumenti salariali legato all'inflazione potrebbe anche costringere i dipendenti a restituire delle somme in caso di deflazione. Questa è la richiesta di Federlegno, che è assolutamente fuori dal mondo, che è un leitmotiv che non ha senso, perché i lavoratori con le tasse, con le TASI, con l'IRPEF regionale hanno perso più del 20% del potere d'acquisto reale dei salari. Quindi noi, rinnovando il contratto nazionale, andiamo a recuperare quella che è la perdita del reale potere d'acquisto dei salari.